Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. In questo video parleremo di Frank Sì, di Rafa Leao, delle bandiere del Milan e parleremo alla fine di un giocatore importante come Rafa Leao. Ascoltatevi tutto il video perché alla fine ci sarà una sorpresa e ci sarà un nome che potrebbe scaldarsi a fine mercato. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero. Guardatevi il video e soprattutto lasciate i like. Ciao ragazzi, a dopo. Italia, Milan, in Europa, Milan e dovunque, Milan per sempre rosso-nero, siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai, sono sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, la squadra più forte che c'è, perché Milan è forte, lì. Perché Milan è forte, sosteniamo la squadra più forte che il mondo ha visto mai. Magico Milan, vinci per noi. Magico Milan non è. Ora che Milan è veramente forte, noi della Sud cantiamo insieme così. E oh, forza Magico Milan. Quando al Chelsea alzerà le bandiere e i tamburi torneranno a rullare, dalla Sud un solo grido si alzerà. Forza Milan vince ancora per ultra. Siamo l'armata rossonera e mai nessuno ci fermerà. Noi saremo sempre qua quando Milan giocherà. Forza Milan vince ancora per ultra. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente. Iscrizione, campanellina, pollice in su per il tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione di Passione Maglie, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, i pagamenti sono alla consegna. Ragazzi, scusate l'abbigliamento stamattina, ma mi sto iniziando ad allenare, quindi il video lo faccio prima di iniziare l'allenamento, quindi perdonatemi l'abbigliamento di stamattina. Allora ragazzi, ci sono un paio di notizie da dare. Allora, intanto scusatemi perché ieri mi era arrivata una notizia che io all'inizio avevo dato giusto, ma poi in base a quello che mi era stato detto da una persona che non ascolterò più, vero Luca? Vero Luca? E non andiamo avanti col nome, no? Ieri mi era stato detto che probabilmente alle 17 ci sarebbe stato l'incontro con la Tangana da parte del Milan. Questa era una voce che mi era arrivata da una persona che era la prima volta che mi diceva una cosa. Gli ho voluto dare credito anche se io avevo già detto che l'incontro sarebbe stato fra ieri e la settimana prossima, all'inizio della settimana prossima. E potete andare a prendere i video di ieri per capire che quando vi ho detto che sarebbe stato alle 17, era una voce che arrivava così. Comunque io ero sicuro di questo incontro fra ieri e l'inizio della settimana e così sarà perché ieri alla fine l'incontro fra Tangana e la società non c'è stato. Ci sarà all'inizio della prossima settimana, anche perché vi ripeto che a Tangana è a Milano, è in Italia, è a Milano. E se a Tangana è a Milano è per andare a parlare col Milan di Frank Kessié. Un Frank Kessié che ieri ha fatto un gol spettacolare e adesso inizieranno le varie voci. Ah, attenzione perché dopo questo gol l'ingaggio di Frank Kessié potrebbe lievitare, tante squadre su Kessié. Ragazzi, calma, calma, calma e sangue freddo perché io ve l'ho già spiegato ieri nel video che ho fatto a Carlo Pellegatti. Calma e sangue freddo. Perché ancora, prima di poter definire un giocatore un top player, deve vincere in Europa, deve portare a casa risultati, cosa che fino ad oggi Frank Kessié sostanzialmente non ha fatto. Ha fatto vedere di essere un giocatore importantissimo per il Milan. Però ricordatevi una bella cosa, e adesso questa qua ve la ripeto per l'ennesima volta, che di importante ci sono due cose. Nel Milan di importante ci sono solo due cose. Quella maglia lì e
quella maglia e noi tifosi. Queste sono le due cose indispensabili al Milan, i colori e i tifosi. Il resto si può cambiare tutto, si possono cambiare i dirigenti, possono cambiare i giocatori, possono cambiare allenatori. Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. E ragazzi, questa deve essere il credo di voi, dei tifosi. Questo deve essere il credo di tutti i tifosi, del Milan come di tutte le altre tifoserie. Questo è il credo dei tifosi. Questa è la linea guida dei tifosi, che indispensabili ci sono solo loro, i tifosi, e i colori. Queste sono le uniche due cose indispensabili. Di altro indispensabile non c'è niente. Soprattutto i giocatori. E soprattutto i giocatori in questo momento storico, che abbiamo visto benissimo non avere un minimo di fedeltà, non avere un minimo di attaccamento, non sentirsi minimamente parte di una famiglia. Attenzione, non tutti, perché ci sono dei giocatori al Milan che hanno dimostrato di essere attaccati e di tenerci tantissimo. Vedi Sandro Tonali, vedi Davide Calabria, vedi Simon Kier, vedi Zlatan Ibrahimovic, sono tutti giocatori che stanno dimostrando di essere legati al Milan. E secondo me quello che lo dimostra più di tutti oggi è Davidino Calabria con Sandro Tonali. Sono veramente due giocatori che possiamo credere, anzi Davide Calabria diventerà una bandiera, perché comunque ha fatto un rinnovo di 5 anni, e se Davide Calabria rimarrà al Milan per altri 5 anni inizierà ad essere quasi ai 30, quindi potrebbe concludere la sua carriera al Milan e avremo ritrovato le nostre bandiere, perché Davide Calabria sarà una bandiera del nostro Milan. Finito il discorso che sì, ragazzi, andiamo a fare due parole su Pobega. Le ho già accennate ieri sera in live. Quanto pare Stefano Pioli potrebbe veramente credere in Pobega, in Tommaso Pobega. Potrebbe credere in lui, e da quanto sembra il Milan potrebbe evitare di prendere il centrocampista in questa sessione di mercato, per poi tirarla fino a gennaio e vedere come si svilupperà il modo di giocare di Pobega e Sandro Tonali. Perché se Pobega e Tonali riuscissero a tenere dei ritmi alti e delle tecnicamente e tatticamente dicano la loro, allora il Milan potrebbe decidere di lasciar stare il centrocampo, di cercare di tirare quelle due o tre partite in cui potrebbero mancare Frank Essie e Ismael Benasser con i due giocatori italiani. E ragazzi, ritornare ad avere un buon gruppo di italiani al Milan sarebbe veramente importante, ragazzi, perché questo Milan parla tanto francese, parla tanto europeo, ma parla poco italiano. Oggi Sandro Tonali e Davidino Calabria sono gli unici italiani che ci sono, quindi Pobega è importante Pobega che possa rimanere. Ragazzi, altro discorso accennato ieri sera, Hans Peter Hauge. Io la mia l'ho già detta più di una volta. Allora, che il ragazzo sia bravo nessuno lo mette in dubbio, che il ragazzo sia pronto per questo Milan io ho i miei dubbi. Non lo vedo un giocatore pronto, non lo vedo un giocatore ma nemmeno paragonabile a Rafa Leao. Rafa Leao è il prospetto di un campione, Hans Peter Hauge è il prospetto di un buon giocatore, sono due cose completamente diverse. Rafa Leao è un giocatore che sta avuto un costo che il Milan deve per forza cercare di valorizzare. Hans Peter Hauge è stato pagato un'altra cifra e il Milan può pensare di poter fare una minima plusvalenza, quella plusvalenza che poi porterebbe a pagare l'ingaggio di quel giocatore che tutti vogliono. Perché ragazzi, io ne vedo veramente, io ogni tanto ne sento di tutti i calori. Allora, sento parlare di vincere, di vittorie, di fare meglio della scorsa stagione, addirittura qualcuno ha la Champions League, parla di Champions League, e poi ci lamentiamo se il Milan dovesse vendere Hans Peter Hauge. Ma ragazzi, ma allora o facciamo pace col cervello o se no cerchiamo di capire anche quello che diciamo, perché se il Milan vuole cercare di vincere deve puntare su un tipo di giocatori che sono già pronti. Se il Milan invece pensa, o qualche tifoso pensa, che il Milan possa metterci ancora 5, 6, 7 anni, 4, 5 anni per tornare a vincere, allora va bene, puntiamo su Hans Peter Hauge, perché ragazzi, la crescita di Hans Peter Hauge sarà ancora di 4-5 anni. Hans Peter Hauge prima di 4-5 anni non sarà un giocatore pronto per giocare nel Milan, e questo è quasi sicuro.
Rafa Leao invece è un giocatore sul quale il Milan punterà tantissimo. Quest'anno Rafa Leao sarà un giocatore sul quale il Milan punterà tantissimo, perché primo è un giocatore che già ha dimostrato che si è messo in condizione. Voi parlate e continuate, io ho un discorso, ragazzi, vi ripeto un discorso che ho fatto l'altro giorno. Continuate a parlare la testa di Leao, la testa di Leao. Io vi ho fatto un esempio, ma se voi fate il cameriere e tutto di punto in bianco vi mettono a giocare, vi mettono a lavorare in una fabbrica, come la lavorereste in fabbrica? Non lavorereste bene, no? Lavorereste arrabbiati perché non è il vostro lavoro. Ecco un po' la sorta di quello che succede a Leao. Leao nella scorsa stagione nel Milan ha dovuto fare un ruolo che probabilmente non gli piace fare. E quindi quando Rafa Leao non ha il pallone in mezzo ai piedi per troppo tempo, si spazientisce, si stizzisce e poi sembra che il giocatore non sia con la testa nella partita. Ma non è così. Non è così. Non, siccome noi non siamo di fianco a Leao tutti i giorni, non possiamo da uno sguardo capire quello che è l'atteggiamento di un giocatore. Poi io sono il primo che si arrabbia ogni tanto e capisco anche la foga del momento durante la stagione, però poi quando finiscono le stagioni bisogna anche analizzare le cose e ad analizzare le cose non tutti sono capaci. Perché per analizzare le cose bisogna usare il cervello, bisogna far funzionare il cervello. Ecco, allora se Rafa Leão in tutta la scorsa stagione ha fatto le partite migliori che ha fatto, le ha fatte contro il Bologna sotto punta, contro l'Inter da esterno alto, perché attenzione, contro l'Inter abbiamo giocato con l'esterno alto. Ecco ragazzi, allora se hai messo in quelle condizioni Rafa Leão è un giocatore che ti cambia la partita. E considerando che nella scorsa stagione in quelle posizioni ha giocato veramente poco. Ragazzi, chiediamoci perché Leao ogni tanto perdeva la testa durante le partite, perché probabilmente giocava in un ruolo che non gli, e l'ha dichiarato più di una volta che ruolo, lui non si sente un attaccante puro. Potrebbe farlo, ma non lo riesce a fare, non gli piace farlo. Rafa Leao ha bisogno di spazi, Rafa Leao piace correre. Se tu lo metti davanti alla porta con un compito preciso, lo perdi. Rafa Leao sono quei classici giocatori che sono forti, sono intelligenti e in mezzo al campo devono poter fare quello che vogliono. Ragazzi, gli abbiamo lasciato fare a Calhanoglu, vogliamo non farglielo fare a Leao questo. Penso che Leao sia un po' più forte di Calhanoglu, no? Niente, ragazzi, il video era questo. Se ci saranno novità sul fronte che sì, su altri fronti ve le darò. Ah, vi dico subito che Caio George ha scelto il Milan perché qualcuno ieri sera me l'ha chiesto. Caio George ha scelto il Milan. Ora il Milan deve cercare di mettersi d'accordo col Santos. Il Santos chiede 5 milioni, il Milan non vuole spenderne più di 2 o 3. E attenzione a Ziyech, potrebbe infiammarsi la pista a Ziyech dopo la metà di agosto, a fine mercato. Ragazzi, vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rossonero. Ciao.